Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Bonsacco vi vogliamo presentare. Come già era avvenuto l'ultima volta che le due squadre si erano trovate di fronte 6 anni fa in Eccellenza, anche quest'anno la gara tra Rossoblù e Versiliesi vale il biglietto per la Serie D. Un big match a cui la città di Ponzacco ha risposto presente con una prevendita andata a gonfie vele, in settimana 300 ticket staccati e il totale presente al comunale di circa 800 persone. Ha prevalso la squadra con più soluzioni, quella con l'organico nettamente superiore a tutte le partecipanti in questo girone. Neppure l'inferiorità numerica ha frenato la forza d'urto della squadra di Lazzini, che proprio da un componente della panchina ha trovato l'inquadrata giusta, che valgono 3 punti pesantissimi per la corsa al titolo. Tifosi ponzacchini presenti con fumogeni e striscioni, parte forte subito il Ponzacco, che per far capire alla squadra di mister Della Bona che cioè vogliono la vittoria a tutti i costi, fiale, l'apertura bellissima per Peroni che tenta il pallonetto a puntelli, ma l'estremo difensore non si fa ingannare. Ancora Peroni, la sua punizione da 25 metri è alta sopra la traversa. Brega prova, fa le prove al tiro, ma la sua conclusione è al lato. Qua è il bello, il suggerimento di fiale per Tamberi, ma la palla è troppo lunga. Al 18esimo Pieroni si incuna in area, il suo cross, fallo di mano del numero 7 del Carlo per l'arbitro, il signor Frascaro di Firenze, a calcio di rigore, ammonito anche il giocatore del Pietrasanta che non protesta neppure. Su dischetto si presenta Cristian Brega, è l'1-0 del Ponzacco, 13esimo gol stagionale per Cristian Brega, che porta in vantaggio il Ponzacco al 18esimo del primo tempo su un calcio di rigore tra Figge e Puntelli, che aveva intuito, ma la palla è proprio all'angolino. Il Ponzacco non si accontenta del vantaggio, prova a cercare il gol del KO. Qua è Tamberi che crossa per Brega, il colpo di testa debole al lato. Si fa vivo il Pietrasanta, ma è Fiale che alza il muro e blocca l'avanzata di Cantini. Brega si incunea verso Puntelli, supera Del Tongo e il tiro però di quest'ultimo è al lato. Granito, bello il tacco per Tamberi. Brega si appoggia per Pieroni, a tu per tu con Puntelli, cerca l'angolino, ma è bravo l'estremo difensore versiliese a capire l'intenzione di Pieroni e far sua la sfera. Tamberi, ubriaca, perfetti, Peselli, scusate, è calcio di punizione, è ammonito il numero 10, il capitano del Pietrasanta. Fusco sul calcio di punizione, la traiettoria insidiosa sfiora la traversa. Minuto 41, Granito protegge palla alzando un po' il gomito, colpisce al naso Del Tongo che ha la peggio, dovrà uscire il difensore del Pietrasanta che riporterà la frattura al setto nasale, ma il signor Frascaro di Firenze, che era 1 metro, ammonisce solamente il bomber ponzacchino, che a suo avviso non ha alzato il gomito in maniera volontaria ma solamente per proteggere palla. Qua vediamo il cambio, esce Del Tongo, entra il numero 14 Cipollini. Al 45esimo, palla a scadere, Fusco mette in mezzo la palla, un infortunio del capitano Fiale che fa autogol, ristabilisce la parità. Il Pietrasanta proprio allo scadere del primo tempo trova questo gol in maniera fortunosa per un infortunio del capitano Fiale, che poi farà una grande partita alzando veramente un muro in difesa. Il secondo tempo si riparte senza nessun cambio.
partita molto spigolosa nella ripresa, con molti falli e molte entrate decise. Qua è Granito che prova l'apertura per Pieroni, palla troppo lunga. Entra il numero 16 Di Lauro, esce il numero 3 Cantini, secondo cambio per mister Della Bona. Qua Barzotti prova un aggancio difficile, si ingola Mengali, ma è ancora Fiale che dice di no. Tamberi, bello il suggerimento per Brega, il suo diagonale sfiora di poco il palo. Qua Tamberi si incuna in area, stesso da il nuovo entrato Di Lauro per il signor Frascaro, e simulazione cartellino giallo, poi Tamberi riporterà addirittura la scarpa rotta. Primo cambio anche per Lazzini, esce Pieroni, dentro Doveri, si passa a tre davanti con Granito, Brega, Tamberi, ma proprio dopo pochi minuti Granito per simulazione viene ammonito la seconda volta e l'arbitro lo manda sotto la doccia, quindi Ponzacco in 10 con il momento in cui mister Lazzini era passato a tre davanti, ma non cambia assolutamente il suo schieramento offensivo, lascia davanti a sé Brega con Tamberi. Qua un colpo d'occhio del comunale, strapieno le tribune, tutte alla rete ad incitare la squadra per una vittoria che varrebbe veramente molto. Bortoletti anticipa il suo centrocampista, ma non fischia punizione su Brega. Qua è Lisci che entra in area, ne scatta uno, ne scatta due, offre a Bortoletti la palla per il gol, ma Puntelli si oppone alla grande. Il Ponzacco in 10 sfiora il vantaggio. Ecco il momento decisivo dell'incontro, mister Lazzini chiama a sé Brega, dentro Federico Balestri. Dall'entrata in campo del neoentrato Ponzacchino passano solamente 58 secondi per realizzare il gol vittoria. Qua è Barzotti che cerca subito proprio Balestri, mette giù la palla, l'attaccante Ponzacchino di esperienza si fa commettere fallo, sarà calcio di punizione per il Ponzacco. È il minuto del 69, sono passati appena 20 secondi dall'ingresso in campo, sul punto di battuta Tamberi, la palla sul secondo palo, l'incornata vincente di Federico Balestri fa esplodere il comunale. Tutti alla rete, tutti in piedi, tutti ad esultare questo grande gol di Federico Balestri che porta in vantaggio il Ponzacco al 69esimo minuto del secondo tempo. Ponzacco in 10, un vantaggio che era nell'aria e proprio il nuovo entrato che lo realizza. L'abbraccio anche con il massaggiatore Andrei Micheletti. Saranno 20 minuti di fuoco. Qua è Cappellini che in due tempi riesce a far sua una palla difficile. Ultimo cambio, esce il numero 8 Capo, dentro il numero 14 Cipollini. Ancora una palla in mezzo, Cappellini a vuoto, è Barzotti che all'ultimo anticipa Mengali che poteva pareggiare la sorte dell'incontro. Qua un brutto fallo del numero 14 Cipollini, non viene neppure ammonito dal direttore di gara, gli ultra Ponzacchini si arrabbiano tutti alla rete a protestare contro il direttore di gara. Qua è ancora il numero 14 Cipollini che ferma una ripartenza di Doveri, questa volta il signor Frascaro lo ammonisce, se l'aveva ammonito anche in precedenza forse si ristabiliva la parità numerica. Qua è Balestri che addirittura di tacco serve Tamberi e fa esplodere il comunale nuovamente, tutti in piedi ad applaudire il neoentrato Ponzacchino che ha deliziato con grandi giocate ma soprattutto con un grande gol. Tamberi offre a Balestri la palla in profondità, è bravo il numero 5 Perfetti a chiuderlo all'ultimo. Ultimi minuti di gara, è Davini che mette la palla in mezzo, Cappellini in presa alta fa sua la sfera. Ancora Cappellini attento a queste palle che vengono messe ripetutamente in area di rigore,
Bortoletti perde il contrasto, la palla in mezzo, Barzotti libera ancora Davini, palla in mezzo altissima, di testa ancora Barzotti, il numero 10 Peselli mette in mezzo la palla che anticipa Fiale all'ultimo e poi Lisci a liberare l'area di rigore per il fischio finale che arriva in questo momento. Festa a Ponzacco, il Ponzacco batte Cosa Santa per 2-1, 3 punti che danno al mister, alla squadra mister Lazzini un vantaggio di 7 lunghezze sulla squadra versiliese e tutti a far festa sotto i tifosi e sotto la doccia. Tutti contro, ma si vince uguale.